Il Festival Rock da sempre ha voluto legare il nome di Imperia al nome di Croc. Non è così. Questa è la scuola del ritmo, dove si impara a cantare. La nona edizione, intanto è l'edizione dei 90 anni del Comune d'Imperia, quindi è un'edizione che celebra anche un compleanno importante. Il Festival Rock da sempre ha voluto legare il nome d'Imperia al nome di Croc. Non è così scontato dire Imperia e dire Croc, forse per chi abita da sempre a Imperia forse c'è il ricordo di Villa Croc, ma dire che Croc ha vissuto e ha scelto la terra d'Imperia come città di elezione e dove ha passato gli ultimi 20 anni della propria vita e dove ha costruito Villa Croc, che non è soltanto una splendida casa, è anche una rappresentazione di se stesso, beh, questo non tutti lo sanno. Il festival nasce proprio con questo intento, celebrare il nome di Croc legato a Imperia. Quest'anno abbiamo la banda Osiris, che dagli anni 80 in Italia ha inseguito quella strada molto battuta anche all'estero, ma in Italia sono gli unici, di clownerie legata alla musica. È una clownerie musicale che è molto pertinente all'arte di Croc. Croc sapeva suonare oltre 20 strumenti, era un grande clown che aveva questa particolare predilezione per il gioco, la clownerie con la musica. Bene, la banda Osiris raccoglie un frammento dell'eredità di Croc e la sa declinare in una società nostra, contemporanea. Loro hanno lavorato con grandi registi, Gabriele Salvatores, Maurizio Nicchetti, hanno lavorato per il cinema con Matteo Garrone, hanno lavorato per la televisione con Serena Dandini, hanno lavorato da 20 anni, lavorano per il teatro. Per questo abbiamo voluto dare il premio Croc Città d'Imperia alla banda Osiris. Poi una novità invece, per la prima volta vengono in Italia a esibirsi gli Occhi Doc, sono un duo comico straordinario, vengono dal Belgio e vengono a esibirsi al Teatro Cavour il 12, sabato 12. Domenica 6 abbiamo avuto un incontro importante con Pino Madaloni, medaglia d'oro olimpico alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, medaglia d'oro nel judo. Da tempo noi portiamo avanti un progetto all'interno, una linea, un filone all'interno del Festival Rock, che è il corpo educato, per far vedere come il corpo del clown educato e il corpo dell'atleta, abbiamo scelto il judo per tante ragioni, ma si potrebbero scegliere altri sport, ha un potenziale di sprigionamento di energie anche per chi non pratica a livelli olimpionici uno sport, ma per chi nella vita di tutti i giorni vuole vivere non solo con la mente, col cuore, ma anche col corpo. È un filone che stiamo seguendo da molti anni. Pino Madaloni sarà portato addirittura in scena da Beppe Fiorello. Beppe Fiorello ha fatto una fiction proprio sulla sua storia. La storia di Pino Madaloni è la storia di un ragazzo di Scampia che cresce nella palestra di suo padre, Gianni Madaloni, con una grande attenzione al territorio, anche a quei momenti di sociale, di difficoltà. Scampia è un quartiere molto a rischio di Napoli, e un recupero attraverso lo sport. Per questo, non solo per la sua medaglia d'oro alle Olimpiadi, ma per queste sue altre Olimpiadi che ha giocato nel recuperare ragazzi più difficili attraverso lo sport, abbiamo voluto invitarlo a Imperia. E poi quest'anno compiono 10 anni anche gli amici di Sorrisi in Pillole, che attraverso la clownerie portano un sorriso laddove magari è più difficile a volte sorridere, cioè negli ospedali. Saranno con noi, come sono sempre stati dall'inizio del festival, e festeggeranno i loro 10 anni di attività. Credo che questa nona edizione del Festival Rock
debba essere soprattutto vista come un momento di partenza dei lavori verso i 10 anni, verso i 10 anni del festival, che devono appartenere alla città d'Imperia tutta, senza divisioni. E questo secondo me è un lavoro importante che mi auguro gli amministratori vorranno fare, di unire quello che è il bene architettonico Villa Grock con il bene immateriale che è il Festival Grock, per cercare di far sentire non soltanto ai cittadini d'Imperia, non soltanto ai cittadini della Liguria, ma ai cittadini di tutta Italia e se possibile anche con ponti internazionali, che Grock ha scelto Imperia e Imperia ha scelto di celebrare, di portare avanti il nome di Grock, quindi una unità di intenti verso i 10 anni. Questo è quello che ci auguriamo, questo è quello che noi andremo a fare a partire da oggi. Questa è la scuola del ritmo, dove si impara a cantare. Prego un po' d'attenzione alla lezione. Bando Osiris, come mai non siamo in 4? Perché abbiamo qui i nostri gemelli, vedete, sono i gemelli, quindi siamo in 5. Sì, siamo in 5, oggi siamo in 5. Perché uno è sempre, quando sa che ci sono interviste, fa finta di scomparire o si butta nel sottopalco e non si fa vedere. Comunque no, l'anima del 4, il professor Berti c'è, lo vedete, sì. Che poi è molto simile anche all'anima di Grock, anche fisicamente. Sì. Assolutamente, è un po' come se fosse il convitato di pietra, il Don Giovanni che noi facciamo nello spettacolo, e questa è appunto Wanda, la creatura del Don Giovanni, praticamente la zerlina, potremmo definirla, dell'opera, ecco. Dobbiamo dire altro sulla musica? Ma ho visto che circolava Grock, si è preso anche il suo sosia. Infatti secondo me si è portato via, scappato con il premio, visto che gli somigliava moltissimo a Grock il professor Berti. È un emulo, eccolo, lo vedo che sta arrivando, è inutile che finge di... Ecco Grock, ecco, lui è il vero Grock. Ed ecco Grock. Sì, sono Grock. Parla così? Parla così Grock. Ma allora siete linguisti, musicisti, umoristi e poi... Linguisti, gemelli, gentisti. Esatto, tutto quello che finisce in isti, meno che musicisti. No, musicisti, non è, forse più di tutti siete musicisti, plurisumentristi sicuramente. Sì, sì, ne suoniamo tanti per bleffare, per non avere il tempo di suonarne uno fino in fondo, così non si capisce quanto non siamo capaci a suonarli. Comunque siete veramente bravi. Una curiosità che ho espresso prima, ma non mi ricordo la risposta, forse perché non stavo registrando. Voi siete anche grandi musicisti, avete scritto una colonna sonora di un film anche molto famoso. Ma come fanno delle persone con un umorismo, con una verve come la vostra a cimentarsi in un'impresa di un film che poi non era poi così umoristico? Chi mi risponde? Lui. Come fare? Ti mettono davanti il film e tu devi per forza fare qualcosa. No, ma in realtà basta. Noi siamo abituati a lavorare sulla musica e l'immagine, no? A inventarci le costruzioni strane con gli strumenti, a lavorare con la fantasia. E quindi un film poi è quello, è lavorare per delle immagini e metterti a servizio di quelle immagini, quindi devi un po' fare un passo indietro rispetto a quello che tu sei e cercare di portare il tuo spirito solo lì dentro, che può essere drammatico, comico o un'altra, c'è qualcos'altro oltre drammatico e comico? Diciamo quello che sta in mezzo, che sta in mezzo, che è il purgatorio. Il purgatorio. Diciamo che questa intervista ci è piaciuta moltissimo, vorrei salutare il pubblico di Teleimperia. No, veramente, più che altro un saluto a tutti gli amici di Imperia People. A tutti i saluti di People. Ciao People from Imperia. Ciao, io vi ringrazio, però la domanda la devo fare. Ecco. No, è normale, visto che voi lo spettacolo lo state portando in giro con grandissimo successo, state già lavorando sicuramente a qualcosa. Si può sapere? No. Sì? Sì. A fine febbraio uscirà uno spettacolo che si chiamerà Beatles Revolution. Ah sì? No. Beatles Summary. Beatles c'era però. Sì. Secondo è Summary, siamo noi quattro e Neri Marco Re. Sì. E lo proviamo qui a Genova, a due passi da qua, al Teatro dell'Archivolto, prodotto dal Teatro dell'Archivolto. Vicino al nostro amico Sergio, sì, esatto. Che è bravo. Esatto. Perfetto, speriamo di rivederci. People. Ci vediamo direttamente però dall'altra parte, dalla parte del mare. People. Ciao. People. Grazie e buon ritorno. Ciao. Mi sera, sozzi, l'acqua resi, mi, 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 mi
La banda Osiris si è esibita in uno spettacolo con una continuità comica, musicale e con una verve straordinaria, degna di questa nona edizione del Festival di Grok. Devo dire che per più di un'ora e mezza io mi sono sentito trascinare in un crescendo costante, perché comunque si riscontra nell'immediatezza di quello che loro fanno, si riscontra questo livello, questo collegamento fra la clowneria e la musica, e in fondo la clowneria e la musica erano praticamente lo spettacolo di Grok, perché oserei quasi dire che forse è stato lui che ha iniziato questo concetto di legare, che ha fatto perdere al clown l'immagine dell'abito particolare o del nasone, anche se se lo metteva, ma e dando invece più importanza a un altro aspetto che era quello musicale, tant'è che Grok suonava praticamente tutto e non c'era nessun suo spettacolo se non c'era dentro il suo classico violino mini, del pianoforte sul quale si destreggiava, era concertina, che era lo strumento classico che lui usava. Quindi questo legame tra la musica e la clownerie, che questo complesso della banda Osiris stasera ci ha proposto, è veramente qualcosa di molto legato, e quindi va bene che loro siano stati presi in considerazione per il premio del Festival Grok, perché è veramente molto legato al modo di fare spettacolo di Grok. Forse lo spettacolo più dedicato a Grok che ci sia mai stato. Direi proprio di sì, addirittura neanche quello di La Rible, perché La Rible è stato uno spettacolo bellissimo, ma di un altro clown che fa un altro tipo di clowneria, anche se è uno dei più vicini a Grok. Però questo è veramente lo spirito di questo spettacolo, è lo spirito della clowneria di Grok proprio. Quindi un omaggio in più a Sergio Maifredi, che si è impegnato e ha voluto la Banda Osiris. Ma nel modo più assoluto, io l'ho detto sia a lui sia alla Lucia Lombardo, perché effettivamente ha fatto una scelta. Io torno a dire, forse non me l'aspettavo, forse ero un po' perplesso, forse sì, ma anche perché ne conoscevo poco, avevo visto poca roba di questo complesso. Dopo lo spettacolo di questa sera devo dire che sono intanto eccezionali, sono dei musicisti e dei clown veramente, che legano benissimo la musica con la clowneria, come faceva Grok.